periodo in cui i mass media hanno martellato e hanno anche in modo talvolta così non corretto, diciamo sui mali che ci derivano dall'Unione Europea, questo mostro che ci ha ammazzato, che ci ha reso più poveri, che effettivamente diciamo, ha creato una moneta unica che ci ha impoverito, dopo essere stati realmente martellati per anni, negli ultimi anni, è difficile parlare diciamo, in modo, come si dice, il modo più semplice possibile di un processo che tra l'altro è un processo che va avanti da 60 anni e che nel bene e nel male qualche cosa di buono l'ha fatto. E adesso cerchiamo di chiarire questi aspetti. Per carità, facciamo una premessa molto chiara. Io sono un europeista convinto, ma sono il primo critico dell'integrazione europea. Quindi non pensate che tutto ciò che dico è sempre perché vedo rose e fiori e non vedo il male, vedo solo il bene. Però ecco, cerco di essere obiettivo. Sono un giurista studioso dell'organizzazione del sistema istituzionale, della governance, come si dice, e quindi vedo, valuto, tocco con mano, ho il piacere e l'onore di lavorare anche all'interno delle istituzioni, quindi vedo che ci sono tante cose che non vanno e che andrebbero sicuramente migliorate. D'altro canto dico anche, per contro, che la legge perfetta non l'hanno ancora inventata, la legge che piace a tutti non l'hanno ancora inventata e del pari un ordinamento giuridico, politico che piace a tutti non l'hanno ancora individuato. Quindi partiamo da queste premesse che tutto è perfettibile e quindi anche il sistema dell'integrazione è un sistema che sicuramente va perfezionato e la storia ci dice proprio questo, che dalle crisi il sistema in effetti è sempre migliorato. L'Unione Europea, noi faremo un convegno giù in Calabria, l'Università della Calabria dove insegno, oltre che all'Orientale, qui a Napoli, faremo nei prossimi mesi un convegno che ha come titolo, per farvi capire, Unione Europea 60 anni, adesso non lo ricordo perfettamente, comunque più o meno il titolo è questo, Unione Europea 60 anni di pace, non mi ricordo, allora pace, mercato, diritti, quindi pace, mercati, diritti, ma anche crisi, rigurgiti nazionali, sovranità che ritornano, il più o meno, un titolo che ha a che fare, quindi un'unione che si, in effetti si fronteggia con quelli che sono gli egoismi nazionali. Questo è stato sempre il leitmotiv dell'integrazione europea, perché chi vive nelle istituzioni sa dall'interno che ogni giorno in qualsiasi fase, in qualsiasi piccola riunione, in qualsiasi comitato, in qualsiasi organo, in qualsiasi istituzione viene sempre fuori l'interesse nazionale. L'interesse nazionale che si fronteggia con l'interesse europeo, questa è una costante. Ed è anche forse la chiave di volta di questo sistema che alla fine produce norme, produce atti legislativi che poi però vanno a incidere su di noi. Vabbè, questo come premessa, quindi sui cittadini, e allora ecco, meglio sarebbe partecipare alla formazione nella fase ascendente del diritto dell'Unione Europea e non aspettare semplicemente le ricadute come spesso l'Italia ha fatto in questi 60 anni di integrazione europea, per esempio mandando Cicciolina a Lussemburgo, io a Zanicchi, vabbè, mandando chi noi poi più o meno sappiamo che non è che poi ci hanno dato una grande rappresentanza a noi cittadini, povera Cicciolina, non voglio dire nulla contro di lei, però è un modello tipicamente italiano. Pensate che gli inglesi, non parlo dei francesi e dei tedeschi, gli inglesi come sempre euro freddini, euro frenati,
andare alla pari, se non vanno alla pari cominciano a rompere. Beh, gli inglesi mandano, fanno eleggere a Strasburgo fior fior di politici, cioè, politici con la P maiuscola, cioè a Strasburgo la rappresentanza britannica, ma era una delle migliori del panorama dei 750 parlamentari che attualmente compongono il Parlamento, gli inglesi. Questo perché? Perché ormai si sa che il Parlamento, con la procedura legislativa ordinaria, che è la procedura maggiormente utilizzata per le politiche comuni, per le politiche dell'Unione Europea, il Parlamento ha un diritto di veto nei confronti del Consiglio, organo rappresentativo dei governi, la cosiddetta codecisione, per chi se lo ricorda. In effetti è la procedura ordinaria utilizzata per la maggior parte delle politiche, quindi il Parlamento conta. Quindi se noi continuiamo a mandare cicciolini e compagnia, avremo questa rappresentanza molto scadente, che però poi si ripercuote su di noi. Qualche giorno fa, qualche mese fa, andiamocene per racconti, perché meno formale. Qualche giorno fa sono dovuto andare a spiegare, qualche mese fa, ai pescatori di Lamezia Terme, insegnando in Calabria, quindi opero anche su quella regione, su quel territorio. Ebbene, che non possono più pescare con determinate reti a strascico, maglia stretta, eccetera, perché glielo vieta l'Unione Europea. Cioè, ho rischiato la vita, voi capite, ho rischiato di essere linciato, loro vedevano in me l'Unione Europea, ma noi abbiamo sempre i nostri genitori, i nostri nonni, quattro generazioni che peschiamo con quelle reti. Oggi non lo potete fare più, perché quello vieta l'Unione Europea. Quindi la ricaduta, poi ce l'abbiamo sul territorio, la ricaduta non è un discorso tra stati, come ancora qualcuno crede che l'Unione Europea sia un'organizzazione internazionale, punto. Cioè il diritto che viene fuori, che promana da quella entità, alla fine, ecco, produce effetti, come io scherzando dico a San Fili, piccolo paesino della provincia di Cosenza. E così, basta pensare alle quote latte, basta pensare a tante normative, basta pensare da ultimo anche alla questione dei rifiuti, alla normativa ambientale europea, tanti esempi potrebbero essere fatti. Per il discorso del famoso regolamento mediterraneo, che è, diciamo, vieta anche per un certo periodo, per esempio, la cattura dei piccoli cicinietti, che noi napoletani li chiamiamo, la rosa marina in Calabria, con altri nomi, eccetera, la neonata, anche in modo calabrese per chiamare i cicinietti, in definitiva, è un regolamento molto difficile da digerire, è stato un regolamento che ha avuto una gestazione di anni. Nel momento però che è entrato in vigore ha avuto una vacatio legis dall'entrata, diciamo, dalla pubblicazione della gazzetta ufficiale all'entrata in vigore, 3 anni, qualcosa che non molti sanno. Cioè un regolamento che c'era, era stato finalmente adottato, pubblicato in gazzetta ufficiale, ma si è dato 3 anni di tempo agli Stati membri per potersi adeguare a delle regole difficili, a delle regole che coinvolgevano tutti i pescatori dell'Unione. E poi la prospettiva è quella dei pescatori dell'Unione, non solo gli italiani o i calabresi. Quindi, che cosa è avvenuto? Data la possibilità ai governi di 27, soprattutto i governi che si affacciano sui mari dell'Unione Europea, di darsi una regolata e quindi prepararsi a quella data. Alcuni stati, come sempre, lo hanno fatto, soprattutto gli stati del nord Europa che si affacciano sul Mar Baltico, il Mar del Nord, eccetera. Noi in Italia, una settimana prima dell'entrata in vigore, 1 giugno 2010, se ne è cominciato a parlare, una settimana prima. Allora, a questo punto, mandiamo cicciolini, il governo è
facciamo un discorso politico, alla fine poi chi ci va per sotto sono i cittadini. Basta pensare ai greci, ma non solo ai greci, a tutti coloro i quali in questo momento stanno soffrendo per la crisi. Ed era una premessa più che altro per, diciamo, far comprendere alcuni meccanismi che non sempre sono conosciuti, anzi, io dico sempre scherzando che parlare dell'Unione Europea è come parlare di Saturno, è come parlare di Marte, perché nessuno ne sa nulla. Non parliamo dei cittadini che si sentono assolutamente molto distanti, ma neanche a livello governativo, a livello politico, i nostri politici anche gli altri stati membri, per carità. Non può, come uno strano destino, guardate, cioè un'entità che poi, ecco, stabilisce norme che si ripercuotono sui cittadini, di fatto però è un sistema abbastanza, come si può dire, sconosciuto. Io ho una risposta mia, quantomeno italiana, che siamo provinciali, siamo un paese provinciale, quattro di grande paese, grandissimo, con delle intelligenze fantastiche, passate eccetera eccetera, però siamo provinciali, io lo vedo anche in Calabria, cioè, non parliamo proprio poi in generale noi meridionali, siamo un paese legato a dei beni locali, siamo un paese a San Fili, che io sempre nomino, non si parla neanche, cioè San Fili è il centro del mondo, in Calabria, un paesino di mille anime, i sanfiliani si considerano il centro del mondo. Arrivare già al capoluogo di provincia, Cosenza, e che cos'è? Pensate alla regione Calabria, questa Reggio Calabria, quanto è lontana. Che vogliamo parlare di Europa quando c'è questa mentalità molto ristretta, legata al territorio? Primo aspetto nostro, tipicamente meridionale, e italiano in generale. E poi, che vi posso aggiungere? Europea non esiste, è una politica nazionale che di volta in volta si plasma sull'Europa, ma non abbiamo mai avuto una vera e propria politica italiana nell'Unione Europea, una politica europea. Siamo un paese un po' con tante difficoltà. Ci ho detto però, ecco, nonostante la crisi, nonostante tutto, dicevamo che dalle tante crisi passate, devo dire, l'Unione è sempre ripartita, e anche in questo caso già ci sono le premesse, come vedremo tra breve. In passato abbiamo avuto dei momenti esaltanti successivi a crisi, basti pensare al Trattato di Maastricht. Il Trattato di Maastricht, per quanto mi riguarda, è stata la vera svolta dell'integrazione europea, è stato il vero trattato fondamentale, io dico la vera costituzione fatto dell'integrazione europea. Ancora oggi il Trattato di Lisbona richiama molto quelle regole, quei principi, quei valori. Vedete, perché ripartire, come è stato detto dagli amici un attimo fa nella loro presentazione? Perché guardate, oggi è impensabile non stare insieme. La globalizzazione postula questo, a tutti i livelli, basti pensare a livello delle imprese, a livello mercato. Il piccolo negozietto sotto casa a cui noi compriamo le mozzarella, quanto tempo può resistere se a un chilometro di distanza i grandi gruppi della distribuzione si accaparrano il mercato, i grandi gruppi? Allora, il piccolo negozietto sotto casa, così come le piccole aziende, o si uniscono per fare un nucleo più importante, un consorzio, un gruppo di imprese, altrimenti da soli vengono spazzati via dai grandi gruppi. Allora, ecco, la globalizzazione postula lo stare insieme, così come le imprese vengono sollecitate a stare insieme, ad aggregarsi, ma anche a diversificare, la stessa cosa avviene a livello statale. Stare insieme vuol dire mantenersi all'interno dell'Unione Europea per creare quel nucleo più sostanzioso all'interno di un panorama mondiale, ma non
grande, diciamo, un cambiamento, già cambiato. Rendiamoci conto, due esempi, anzi uno, quello italiano dei Marò. Ma ci rendiamo conto come sono cambiati i rapporti di forza, la geopolitica? 10 anni fa l'Italia in 3 giorni riportava i Marò a casa. In 3 giorni. Non mandava neanche il ministro degli esteri, la stessa l'ambasciatore locale in India che faceva la trattativa. E l'India davanti all'Italia si scappellava e si risolveva sul piano politico-diplomatico. Guardate oggi, perché oggi l'India è l'India, una delle tre entità della globalizzazione, già emerse, non emergenti, già emerse. Quindi c'è l'India ha al di là di tutto, oggi io sono l'India e tu sei l'Italia, sono cambiati i rapporti di forza. Stare insieme perché è importante? Vi faccio un esempio banale, perché sempre nella prospettiva della globalizzazione, chi sa che l'Unione è la prima potenza commerciale mondiale, per esempio, l'Unione Europea è la prima soggetto commerciale mondiale, la terza entità demografica dopo Cina, India, Unione Europea, poi vengono gli Stati Uniti d'America, cioè tanti indicatori che fanno capire che per quando nessuno ne sa nulla, per quando non ce ne frega niente, per quando l'Unione Europea è la causa dei nostri mali, no, sul piano internazionale però l'Unione ha una sua credibilità. Non dimentichiamo il seggio all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, non dimentichiamo le controversie con gli Stati Uniti e le varie controversie con altri Stati. L'Unione ormai è, mi sembra banale dirlo, dopo 60 anni, è un soggetto riconosciuto dalla comunità internazionale, soprattutto nell'ambito del commercio, ha una sua credibilità. L'Unione, non questa entità di 27 stati, l'Unione in quanto soggetto e con personalità giuridica. La FAO, l'Unione nella FAO è un soggetto a Roma, l'Organizzazione della Fame nel Mondo e dell'Agricoltura, che ha la sua credibilità, il suo diritto di voto e quindi dal voto anche di veto. Quindi voglio dire, inquadriamo il discorso un po' più, diciamo, sul piano anche della credibilità dell'Unione. Poi, come dicevamo all'inizio, il sistema è perfettibile, l'organizzazione perfetta ancora con la impegnata, così come le leggi. Quindi la Cina, facciamo l'esempio della Cina, parliamo ancora di globalizzazione, di rapporti tra Unione, grandi stati, oppure piccoli, oppure stati membri dell'Unione Europea rispetto a questi grandi stati oggi, che in effetti governano il mondo, quantomeno sul piano economico, commerciale. Poi dopo facciamo un discorso sulla sovranità, questa parola strana, che non si sa che cosa vuol dire. Però diciamo qualcosa anche su quello, anzi se mi dimentico, vengo preso dal discorso segnalato, perché è giusto dire qualcosa anche sulle sovranità e sulla sovranità in particolare. Facciamo un esempio banale, io l'ho fatto qualche tempo fa alle scuole elementari, io non vi metto al livello degli studenti delle scuole elementari, però per rendere l'idea. Allora, guardate, questo tavolo è la Cina, va bene, guardate quanto è grande questo tavolo, il computer dell'amico dell'Unione Europea. Questo telefonino è la Germania. Questi sono i rapporti di oggi. Cioè il tavolo, tutto il tavolo come lo vedete, è la Cina, per fare un paragone. L'Unione Europea già ma un peso differente è la Germania, non ho detto Malta o la Lituania, la Germania è lo stato più, diciamo, importante dal punto di vista quantomeno demografico dell'Unione Europea è questa. Questi sono i rapporti, come, non solo come dal punto di vista demografico, ma dal punto di vista della potenza, della
elaborata dalle elite dell'epoca, nasceva nei caffè europei, non esiste più. Non esiste più neanche l'Europa di Altiero Spinelli. Io sono un federalista europeo, quindi per carità, ma non esiste più. Ormai esiste l'Europa della necessità di stare insieme. Quindi volete l'Europa, ci diamo un pizzico sulla pancia come fanno i britannici in definitiva, e stare insieme. Perché almeno creiamo quel computer che ecco, è un'entità un po' più grossa che può stare sul mercato globale e non solo. Certo, il mercato si parla, assolutamente il mercato si parla, e quindi non possiamo negare il sopravvento dell'economia, il sopravvento dell'economia e forse anche della finanza sul diritto, perché no, e sulle altre discipline. L'uomo che noi vediamo non è l'uomo in sé, l'individuo, titolare dei diritti di libertà fondamentale, ma è sempre un operatore del mercato, che può essere chiamato consumatore, che può essere chiamato operatore economico, ma di fatto è una personalità homo economicus, come ecco, si diceva. Quindi questa è un po' una, come si potrebbe dire, una regressione del mondo, o quantomeno un momento di superiorità, forse c'è sempre stato in linea di massima, perché poi si dice che l'economia è sicuramente il motore del mondo, eccetera, però l'uomo dovrebbe essere posto in quanto individuo al centro del sistema. E nel suo piccolo, guardate, con tanti difetti, il mostro Unione Europea ha fatto questa trasformazione. Certo, in parte, in questi giorni si parla molto di perfezionare il mercato comune che ancora non è perfezionato. Certo, ma guardate, il mercato comune è stato un obiettivo che si è posto alla comunità economica europea esaltante, perché era attraverso il mercato che poi siamo giunti all'unione dei diritti. Siamo passati da principi generali in materia di diritti umani oggi a valori consacrati dell'Unione. Cioè, una volta l'Unione non aveva neanche, non dico la carta dei diritti fondamentali, ma non aveva neanche l'interesse a guardare al soggetto, all'individuo come uomo in sé. Era sempre votata al mercato, era sempre chiaramente un'organizzazione, un'entità, la comunità economica che si occupava di mercato. Ebbene, proprio Maastricht ha cominciato a dare quella svolta. Io ho scritto qualcosa che aveva come titolo dalla comunità economica all'unione dei diritti. Certo, tutto in itinere, tutto, ma ci pensate che passaggio epocale è stato a Maastricht? Certe volte non ci si riflette. Noi vogliamo definitivo che ci frega, vabbè, che ci frega, però poi ci frega. Carbone acciaio, così nasce l'integrazione, carbone acciaio, e oggi parliamo di diritti fondamentali, di libertà, parliamo di uguaglianza, parliamo di diritti realmente fondamentali, che addirittura si parla dei diritti della bioetica, che addirittura prima ancora che nasce la persona, l'individuo, prima ancora che nasce, addirittura quando quel feto può essere considerato persona, quando il concepimento può essere considerato persona e quindi titolare di diritti, di libertà e compagnia bella, cioè ancora prima della nascita. Tutto ciò è un'evoluzione fantastica, che però, ecco, non è che ha interessato molto, soprattutto quando poi, ecco, le crisi hanno sopraffatto il sistema. Crisi che non dimentichiamolo mai, proviene da fuori, non è una crisi che nasce in Europa, è una crisi che ha proprio evidenziato la globalizzazione, come una crisi, diciamo, proviene dagli Stati Uniti, può provocare effetti in tutto il mondo, poi chiaramente, non soltanto in Europa, nell'Europa dell'Unione Europea. Quindi una crisi che noi abbiamo così, diciamo, subito e che però ha evidenziato le carenze di un sistema, questo lo possiamo dire tranquillamente. E se si fosse, ecco, se non fossero venute fuori quelle
rigurgiti di sovranità statale durante la negoziazione di Maastricht, la questione Unione Economica Monetaria, moneta unica dell'Unione, che è nata nel 92 a Maastricht, non saremmo arrivati al giorno d'oggi, alla crisi odierna. Perché? Perché quando fu fatta l'Unione Economica Monetaria, durante la conferenza intergovernativa di Maastricht, io ebbi, ecco, a quell'epoca il piacere ogni tanto di partecipare, perché il nostro consigliere giuridico, il nostro negoziatore per l'Italia era il professore Tizzano, tra l'altro napoletano, che ha insegnato qui all'Orientale, oggi giudice italiano all'Unione, alla Corte, a Lussemburgo, alla Corte dell'Unione Europea. Quindi qualche volta andandolo a trovare dall'interno, ecco, qualche cosa l'abbiamo captata. E che cosa venne fuori? Venne fuori che i più grandi economisti, i più grandi monetaristi mondiali dissero che così come era stata prevista l'Unione Economica e Monetaria non avrebbe funzionato, perché creare una moneta unica senza poi il blocco dei bilanci, il controllo delle economie nazionali e soprattutto l'aspetto fiscale che è rimasto svincolato non avrebbe funzionato. Perché non si è fatto, visto che c'erano pareri e opinioni dei più grandi Nobel mondiali? Perché gli stati in quell'occasione decisero di creare la moneta unica per perfezionare il mercato comune che si andava realizzando ormai. Voi sapete che la data storica del mercato comune è il 1 gennaio 1993, di lì, diciamo, si comincia a perfezionare e a realizzare l'obiettivo della Comunità Economica Europea. La Comunità Economica Europea del 1957 aveva come obiettivo la realizzazione del mercato, era una comunità economica, la realizzazione del mercato, libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali. Una volta che si stava per entrare nella fase dell'attuazione e quindi del mercato comune ormai pressoché realizzato, si pensò, ma questo mercato unico funziona con tante monete nazionali? Non può funzionare, perché? Perché erano monete disomogenee. Quanti tentativi sono stati fatti prima di arrivare alla moneta unica? Tutti lo sanno, il serpentone monetario, il sistema monetario europeo, lo SMEC, l'euro, che non era una moneta materiale, ma era un'unità di conto che teneva conto delle monete degli stati membri all'epoca, cioè tutti fatti meglio. Perché alla fine veniva fuori un aspetto preponderante, il marco che dettava legge. E allora dice, ma che razza integrazione facciamo? Creiamo un mercato comune, un mercato unico, diventato addirittura mercato interno all'Unione Europea, un unico mercato, lo spazio senza frontiere, no? È la frase che viene scritta sui trattati anche in modo un po' enfatico e ridondante, uno spazio senza frontiere, bla bla bla, con monete disomogenee, la lira che non valeva un fico secco, le altre monete che più o meno oscillavano, un marco che stangava tutti. Questo era un po' il senso. E allora si disse, forse è arrivato il momento di andare avanti, oltre il mercato, perfezioniamo il mercato con una moneta unica. E però, ecco, in quell'occasione, da quella crisi precedente a Maastricht, nacquero poi le basi per la tutela dei diritti umani, per diritti e libertà fondamentali, cioè quello che poi è stato definito dalla dottrina costituzionalizzazione dei trattati, cioè una costituzionalizzazione, una democratizzazione del sistema. E in più non ci dimentichiamo che in quell'occasione nasce anche la cittadinanza dell'Unione Europea, che non ha niente a che fare col mercato, che è un altro profilo extra mercantile. Ma chi lo sa? Noi che abbiamo studiato scienze politiche lo sappiamo, ma i popoli europei, 500 milioni di abitanti, sanno che hanno dei diritti di cittadinanza dell'Unione Europea? Nessuno sa nulla. Sanno che, per esempio, se ci troviamo all'estero
al di fuori dell'Unione Europea, in uno Stato terzo, abbiamo diritto alla protezione diplomatica da parte dell'Unione, e non solo, abbiamo diritto di una protezione diplomatica del nostro Stato, ma se il nostro Stato non fosse rappresentato in un paesino dell'Oriente, abbiamo diritto a che intervenga l'Unione Europea. Ma io parliamo di Saturno, di fatto io faccio parte di una commissione a partire dal 2013, i nuovi passaporti, io mi occupo proprio di questo aspetto, i nuovi passaporti avranno un piccolo stickers, chiamiamolo così, un adesivo, ci sarà una parte stampata nel nuovo passaporto, nei passaporti dell'Unione, dove si dice ricordati che in quanto cittadino dell'Unione Europea hai diritto alla protezione diplomatica quando ti trovi nei paesi terzi al di fuori dell'Unione, proprio per far conoscere questo diritto di cittadinanza, e via via vi dicevo. Quindi anche oggi, da questa crisi pazzesca, forse la più importante crisi degli ultimi 60 anni, forse più, si sta già ripartendo, e lo si vede con varie iniziative. C'è stata una sorta di disgelo a livello capi di Stato e capi di Governo, che è prevalso il buon senso. Noi abbiamo sempre detto il processo, noi studiosi del fenomeno, abbiamo sempre detto il buon senso deve prevalere, cioè non avevamo il minimo dubbio a che si potesse solo ripartire, perché il processo di integrazione europea è un processo irreversibile. E non perché ho fatto l'esempio del tavolo col computer e col telefonino, ma proprio perché oramai è un'entità nel bene e nel male consolidata. Da questa crisi che ci proviene dall'esterno e che ha evidenziato tutte le pecche, ecco, abbiamo perso praticamente 11 anni. Perché se avessimo ascoltato gli economisti, i monetaristi al trattato di Maastricht, l'avremmo fatto già all'epoca. Non fu fatto perché gli stati si irrigidirono e dissero: stiamo per perdere le nostre monete nazionali, non ci rompete sulle economie, sui bilanci. Facciamo la moneta unica, ma vogliamo avere un margine di flessibilità sul controllo dei bilanci nazionali. È una questione puramente interna, una follia. Era un rigurgito di sovranità, né più né meno. Rigurgito di sovranità che in questa fase poi sono venuti fuori con grandissima forza. Se si fosse accettato già all'epoca del 91, probabilmente oggi il sistema avrebbe assorbito meglio la crisi, che comunque è una crisi mondiale e che ci viene dal di fuori dell'Unione, ma probabilmente con quei collettivi, con quei controlli, avremmo assorbito meglio. Vabbè, oggi ci sono dei popoli che soffrono e quindi viene naturale al popolo dire è l'Unione la causa dei nostri mali. È naturale, è l'euro che ci ha fatto avere, che ci fa trovare meno soldi in tasca. Beh, voi pensate, io sono uno stipendiato, ho il mio stipendio di docente universitario, chiaramente anch'io dovrei dire la stessa cosa, il passaggio dall'euro dalla lira all'euro ha comportato sicuramente un impoverimento, il che sicuramente c'è stato, perché io non ho, diciamo, difficoltà a dire che oggi 2.000 euro e 2.300 euro non suonano nello stesso modo come suonavano 4 milioni di lire prima dell'euro. 4 milioni di lire erano soldi, si potevano fare grandi progetti. Oggi con 2.000 o 2.300 euro già il discorso cambia. Quindi è così. Ma perché? Allora, perché? Primo, perché sicuramente abbiamo avuto un cambio sfavorevole. E che tu direi? Però attenzione, gli stati decisero
Germania ha sempre detto: io la voglio fare sta moneta unica. Però attenzione, amici, partners dell'Unione Europea, io perdo il marco, che all'epoca, nel 92, era la terza moneta più forte del mondo, dollaro, yen e marco. Quindi io sono pronto, sono disponibile a fare la moneta unica tutti insieme, però vi dovete dare pure delle garanzie. Garanzie, qui le garanzie erano tutte dirette all'Italia, che alcuni stati non facciano la solita finanza creativa, le operazioni di disvalutazione competitive della lira che si faceva, o addirittura stampare monete, non sarà più possibile. E quindi era un'occasione, quindi sicuramente ci abbiamo perso del cambio iniziale, assolutamente, questo va detto. Abbiamo perso sul piano politico, però non potevamo fare nulla, assolutamente non potevamo fare nulla, perché se volevamo entrare subito come paese fondatore, già lo fumo nel 51 della CECA e anche dell'Unione Monetaria, dovevamo sottostare a determinati accordi di questo tipo, ma anche altri stati, non solo l'Italia, per carità. Quindi la Germania si è fatta sentire, quindi il cambio è stato sfavorevole, prima cosa. Seconda cosa, il trattato di Maastricht dice una frasetta che sembra una frasetta innocua, asettica: la Banca Centrale Europea si occupa del controllo e del mantenimento dei prezzi, e quindi la Banca Centrale si deve occupare dell'inflazione, del controllo dell'inflazione, controllo del mantenimento dei prezzi. Certamente la Banca Centrale Europea l'ha fatta, diciamo che il controllo sul territorio non può fare la Banca Centrale Europea, la Francoforte, quindi viene demandata ai governi nazionali. Governi nazionali che non possono andare a San Fini a controllare se il salumiere di San Fini in Calabria aumenta i prezzi dalla sera alla mattina in modo indiscriminato, allora c'è stata una sorta di delega. BCE che delega ai governi nazionali, i governi nazionali delegano alle regioni, alle province, vigili urbani che arrivano ai mercati: scusa, ma ieri le patate stavano a 50 centesimi, oggi stanno a 60, com'è possibile? Io non ho visto un vigile urbano fare una multa, una contravvenzione per l'aumento indiscriminato dei prezzi, soprattutto nel periodo della transizione, che è stato il periodo più delicato. Non ho visto un vigile urbano sul territorio. Pure facevo parte del Comitato Nazionale per l'Euro, sono andato girando nei paesi più sperduti, tipo San Fili, che a me piace ricordare, niente. E allora, quindi, l'Euro c'ha il poverito, però ci abbiamo anche noi una bella quota di responsabilità. I miei amici leghisti di Belluno, che veramente non sono amici, ma siamo amici, che volete fare, nessuno è perfetto, perché più giorni io compare ad anello del matrimonio che di Belluno, quindi vi dico tutto. Eppure c'è certe cicale che ci facciamo con questi benedetti, ma l'euro c'è una tragedia via fuori dall'Unione, eccetera eccetera. Poi però mi dicono: sai, ieri siamo andati in Austria a fare il pieno di gasolio, e lì subito dopo il confine con l'Austria c'è un supermercato che ha i prezzi che sono la metà dei prezzi italiani. Ah sì? E come, scusami, ma in Austria sì? E come pagare? Ma con l'euro, perché c'è l'euro. Allora come non è l'euro? Come mai il gasolio costa? Ma guardate, l'ultima volta io ci sono stato a luglio, il gasolio costava 1,40. Oggi a noi è arrivato quasi 1,90, 1,80 e qualcosa, a luglio è stato, però era già una grande differenza. Come mai? Accise, IVA su IVA, e poi non abbiamo fatto.
fatto una politica del controllo dei prezzi in Italia. Vedete che abbiamo lasciato fare. Cioè, non solo già il cambio era raddoppiato rispetto alla lì, per di più abbiamo lasciato fare. Siamo andati chiaramente verso un impoverimento generale, non c'è dubbio. Ma come mai in Austria? Ma l'Austria è un piccolo Stato, d'accordo, però in Austria, in altri stati, in Svezia, cioè, è il giusto cambio, è il giusto valore. Noi abbiamo ancora delle accise, che giustamente richiamava, sì, la diga del Bayonne degli anni 60, oppure la catastrofe della diga del Bayonne, continuiamo a pagare un tot nelle accise della benzina, ma addirittura la guerra in Abissinia, ci sta ancora qualcosa della guerra, cioè, degli anni 20, ci rendiamo conto. Io non lo so se chi ha in mano, chiunque questo sia, destra, sinistra, le redini di un governo, se ne rende conto, non se ne rende conto, non può fare altrimenti perché le entrate devono essere sempre più o meno quelle. Quindi non si può andare a tagliare neanche quelle accise, però di fatto poi le differenze all'interno dell'Unione ci sono. E quindi tra Stato a Stato non è che si va dall'altro lato a fare il pieno di gasolio, di benzina, e nei supermercati costa tutto di meno. Quindi ci sono delle situazioni che alcune cose però rispecchiano proprio il nostro tipo di atteggiamento politico, governativo, a tutti i livelli, italiano, tipicamente italiano. Poi si vede no, perché poi si vede non vediamo più niente, perché Massimo, guardate, sarebbe stata l'occasione per darsi un regolare. Questo, così nasce anche l'idea, così tutti collegati da una moneta unica, benché svincolati, però ci dobbiamo riformare ai sistemi dei paesi più virtuosi. E qui si dice, vedrete che anche gli stati mediterranei si daranno, anche se poi sono quelli più allegrotti, diciamo così, si daranno una regolata. Ma che? Ci siamo dati una regolata? Noi, la Grecia, la Spagna, parlando di Portogallo, le compagnie. Cioè, alla fine emerge uno stato di cose, un modo di essere. Adesso però cambia un po' la musica, perché io stamattina per venire mi sono andato a guardare alcune cose. Beh, la legge 95 del 2012, 23 aprile 2012, è una legge costituzionale, tra l'altro sollecitata dal sistema ormai di cui facciamo parte, introduce il principio del pareggio di bilancio nella nostra Costituzione. E quindi entrerà in vigore un po' più avanti, le modifiche entreranno in vigore nel 2014, già questo non è che è piaciuto proprio. Dice, abbiamo vedere che il pareggio di bilancio, noi siamo virtuosi, l'abbiamo già messo nella Costituzione, bravo, avete fatto una modifica alla Costituzione, sicuramente entrerà in vigore nel 2014. E in questi due anni facciamo quello che vogliamo, qua l'italiana, periodo transitorio. Però per dire, questa è una novità di grande rilievo, è una legge costituzionale che modifica vari articoli, 81, 97, 117 e 119. Io vi invito, a chi è interessato, andarsela a leggere, la trovate tanto su internet, e per farvi capire che oramai siamo vincolati in modo definitivo, cioè oramai ci sarà un'autorità esterna al nostro Stato, governo che vigilerà. Perché? Perché è venuto fuori quello di cui si parlava nel 90.000 al massimo. Oramai non si può più scherzare. Perché? Perché non è un default della Grecia, che ci dispiace per i greci, per i cittadini, non per i governi, chiaramente, ci dispiace per il popolo, che in queste cose è sempre colui il quale soffre, ma di fatto i governi hanno fatto carne di porco, come si dice, hanno fatto quello che volevano, hanno modificato, hanno alterato diciamo, i bilanci, i dati, e va bene. Di fatto non è la gente la Grecia che salta, che va in default, che fallisce, è il sistema.
sistema, quella della Grecia e delle Gambe. Quindi, per carità, è stato fastidioso sentire la Merkel affermare determinate cose. Anch'io ho detto, ma che razza di integrazione è questa? Però considerate il discorso iniziale. La Germania ha perso il Marx. Cioè, ma si ritorna al Marx, non ci può tornare più al Marx. La Germania, figuratevi noi o altri. Quindi la Germania non può più tornare, il processo ormai è irreversibile. Allora fare tutto il possibile per salvare il sistema. Quindi non salta solo la Grecia, ma pone grossi problemi, grosse problematiche sull'intero sistema. Chiaramente sto parlando dell'Eurogruppo. Voi sapete che 17 stati hanno la moneta unica, su 27 alcuni non sono pronti, altri hanno ottenuto una clausola di esenzione come Danimarca e il Regno Unito. Diciamo che bene o male, a vario titolo, c'è questa situazione di, come si potrebbe dire, viene definita oggi dai trattati di cooperazione rafforzata. Cioè alcuni stati si vogliono integrare più velocemente di altri in una determinata materia. Era stato già così negli anni 80 con Schengen, se qualcuno di voi si ricorda, per la libera circolazione delle persone. Alcuni stati si sono voluti integrare maggiormente attuando la libera circolazione di persone, con la prospettiva che poi gli altri si aggregheranno al carro. E così poi è stato per la libera circolazione delle persone, per Schengen, e così sta avvenendo anche se in modo, diciamo, molto rallentato, perché per gli altri stati, ma è subentrata una crisi che ha bloccato chiaramente qualsiasi iniziativa. Ora, praticamente, semplicemente concludendo, perché abbiamo detto un sacco di cose, però le cose forse che vi volevo accennare ve le accenno adesso effettivamente in conclusione. Fiscal compact. Fiscal compact è un altro esempio di emergenza. Meccanismo di salvaguardia europeo, oppure il meccanismo salvastati che sentiamo, leggiamo sui, diciamo, sui giornali già da molti mesi, sono tutti atti che sono stati realizzati all'indomani della crisi, non fanno parte del Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona, come sapete, è l'ultima modifica dei trattati, dopo Amsterdam, Nizza, abbiamo avuto l'ultima revisione dei trattati, entrati in vigore il 1° dicembre 2009. Però la crisi che si è poi evidenziata non ha permesso di poter modificare i trattati, però era necessario prendere delle misure di salvaguardia, misure di comuni nel bene e nel male, sono state prese diciamo alcune al di fuori dei trattati, come il cosiddetto fiscal compact, e altre sono state prese grazie a una modifica che finalmente fu accettata a Lisbona dagli stati, cioè utilizzando la revisione dei trattati, ma la cosiddetta revisione speciale, una revisione diversa dalla revisione classica che prevede la conferenza intergovernativa, eccetera. Il Consiglio europeo è diventato un organo chiave nel sistema dell'integrazione, si pone un po' al vertice della governance dell'Unione, quindi capi di Stato e capi di governo che sul piano politico oramai decidono tutto quello che c'è da decidere, hanno la possibilità, talune condizioni previste dai trattati, di poter decidere di alcune modifiche, di adottare atti, anche diciamo, misure importanti, che poi però devono essere ratificate dagli Stati perché hanno un rango costituzionale, sono delle, diciamo, revisioni, delle misure che hanno un rango pattizio, vanno a integrare i trattati. E così abbiamo avuto delle misure importanti con il regolamento che riguarda meccanismi salvastati, cosiddetti, che poi già sono stati utilizzati da Grecia, fra poco già da Spagna, altri aiuti alla Spagna arriveranno, e poi il Fiscal Compact. Il Fiscal Compact è un trattato. Un trattato che è stato firmato, ratificato da 19 Stati membri dell'Unione Europea, Eurogruppo, e che entrerà in vigore l'anno prossimo.
prossimo se, ripeto, ci saranno, se viene rispettata la scaletta. E qui, con le modifiche della Costituzione, con un trattato che entra in vigore, con modifiche che negli ultimi anni si sono così, diciamo, succedute, siamo vincolati con una catena al sistema monetario, all'Unione Economica Monetaria. Ora, sicuramente sono, diciamo, misure restrittive, non c'è dubbio, ma quello è un gatto che si morde la coda. Cioè, troppo rigore e poca crescita. Questo è quello che leggiamo ed è quello che si vede. È vero, ma il rigore ci voleva, perché c'era bisogno di stabilire alcuni punti fermi. Oramai vorrebbe dire che non vi potete permettere, singoli stati, di poter alterare un sistema. Quindi oggi vi sono delle misure importanti, d'altro canto però la crescita poi sopporta le conseguenze. Quindi io ricette non ce n'ho, dico semplicemente che c'è bisogno obiettivamente di cominciare a pensare alla crescita. Nella fase in cui forse la crisi peggiore, non dico che è passata, ma diciamo la prima fase della prima fase della crisi, la fase peggiore forse è passata, adesso siamo in una fase sempre di crisi, ma forse non così pesante come la prima fase, bisogna assolutamente cominciare a fare questo. E l'Unione Europea nel suo piccolo contribuirà nel bilancio prossimo, perché nel bilancio prossimo, e poi Europa 2020, ne parleranno tanti altri colleghi meglio di me, ci sono le condizioni per poter attingere a un bilancio che dovrebbe essere lievemente maggiorato rispetto al bilancio precedente, sempre che non vengano fuori i rigurgiti di sovranità. Sovranità, l'avevo chiesto. Alla parola sovranità mi sono ricordato. Ma guardate, sovranità, noi facciamo un dibattito in Italia, anche in Germania, ma qui siamo alla, che vi devo dire, a Vienna, al congresso di Vienna, stiamo all'Ottocento, concetto di sovranità, cioè la sovranità, ma ci rendiamo conto che già gli stati non sono più sovrani già da tempo, che i governi devono sottostare, che i governi stessi hanno ceduto anche alle regioni sussidiarietà, poteri, i governi centrali si sono spogliati verso l'alto, verso le organizzazioni, in particolare l'Unione Europea con il suo sistema molto, come si può dire, assorbente, verso il basso, le regioni, anche se adesso si ricerca di riappropriarsi di alcune competenze, modifica della Costituzione, eccetera. Ma ci rendiamo conto di comanda il mondo oggi? Noi stiamo parlando ancora di sovranità con i cannoni e le baionette, cioè l'esercito, la sovranità, la moneta, è finito tutto. Ma è una follia pensare della sovranità oggi come se fossimo dell'Ottocento. Chi è sovrano oggi, secondo voi? In modo improprio, senza legittimazione democratica, senza una legittimazione popolare. Ma chi decide il mondo oggi? Moody's, Standard & Poor's, agenzie di rating. Ma ci rendiamo conto? Noi stiamo a parlare all'interno dell'Unione, la sentenza della Corte Costituzionale tedesca, che dice le stesse cose che ha detto in occasione di Lisbona, in occasione di Maastricht. Dopo tanti anni la Corte Costituzionale tedesca, per carità, tanto di cappello, dice le stesse cose. È un trattato che limita le sovranità nazionali. E ce ne siamo accorti adesso, dopo 60 anni. La sovranità del popolo viene meno se affidiamo al fiscal compact la gestione delle crisi, il controllo dei bilanci. Ce ne siamo accorti oggi che l'Unione Europea ha, diciamo, ha delle sovranità che gli stati dovrebbero riappropriarsi. Per carità, tutto è possibile, ma ci rendiamo conto?
Oggi basta che Moody's stabilisce un rating e salta di mercato, è uscito questo spread di cui non sapevamo quasi, noi comuni mortali neanche l'esistenza. Cioè, adesso ciò che comanda il mondo è lo spread, ciò che comanda il mondo europeo, tra l'ambito dell'Unione Europea, è il valore spread differenziale tra bond, ma ci rendiamo conto tra titoli. E quindi, cioè, alla fine noi parliamo di una sovranità che non esiste più. E allora, per concludere, credo che obiettivamente, con questi accorgimenti che ne sono venuti fuori sulla scia dell'emergenza, avremo, diciamo, sicuramente, io sono ottimista, ma non per carattere, perché vedo che è nelle cose che si può soltanto riprendersi, e sinceramente ne verrà fuori un'unione più perfezionata, un'unione migliore, che però, come dicevamo in anticipo, se non fossero venute fuori quelle sovranità statali al Masti, avremmo potuto probabilmente evitare questo tipo di crisi come l'abbiamo oggi. Aspetto vostre domande. Bene, ringrazio il professor Fragola e possiamo aprire il dibattito, insomma, se avete qualche domanda.